Ciao, questo filmato nasce per tutte le volte che nella mia vita ho sentito persone più o meno competenti in materia di internet sostenere che ciascuno di noi prima di navigare sul web dovesse conoscerne più o meno il funzionamento. In realtà io ho deciso di prendere sul serio questa raccomandazione quando già internet era entrato in un'epoca nuova, che è quella dei megadati. C'è una copertina dell'Economist di un paio di anni fa che dice che la risorsa più preziosa al mondo non è più il petrolio, sono i dati. Io onestamente pensavo che fosse un po' una boutade e poi mi sono resa conto che non è così, quindi ancora una volta Fiorellino. Tiratela di meno e studia. L'economia contemporanea si regge sui dati. I 5 maggiori gruppi imprenditoriali per capitalizzazione al mondo sono tutti i cosiddetti big tech. Sono Google, Amazon, Apple, Microsoft e Facebook. Fino a qualche anno fa tra i primi 5 c'era sempre almeno una compagnia petrolifera, non è più così. Tra i primi 5 ci sono soltanto colossi, giganti, alimentati dalla continua e crescente circolazione di dati. La domanda allora è: cosa sono i big data? In italiano si chiamano megadati e la definizione che ne dà l'Unione Europea è quella di grandi quantità di tipi diversi di dati prodotti da varie fonti, fra cui persone, macchine e sensori, che è una definizione che a me non piace. Un dato è un'informazione. E il mondo digitale è fatto solo di informazioni che vengono tradotte in un linguaggio comprensibile alla macchina. E la macchina alla base è stupida. La macchina capisce solo 1 e 0, passa la corrente, non passa la corrente. Stupidi non sono gli informatici e i matematici che elaborano linguaggi di programmazione e algoritmi che servono a insegnare alla macchina a fare qualcosa, qualcosa che serve. Poi la questione sta nel capire a chi serve e con quale obiettivo, ma non dobbiamo dimenticare che il dato è essenzialmente un'informazione e che internet è l'infosfera, è il posto in cui noi nuotiamo nelle informazioni, comprese quelle che noi stessi abbiamo rilasciato. Big data, perché si fa riferimento ad alcune delle caratteristiche fondamentali, che sono soprattutto le tre V: il volume, la velocità e la varietà dei dati. E no, non sono tutti dati personali, sono anche rilevazioni meteorologiche o sul traffico stradale o sui processi di produzione, quindi prima di lanciarmi sul tema della riservatezza dei dati personali, preferisco avanzare qualche esempio di uso concreto dei big data. Nel settore medico e sanitario, i big data permettono di migliorare l'efficacia delle diagnosi, del trattamento e della prevenzione delle malattie. Nel settore dei trasporti, della logistica e della consegna dei pacchi e delle merci, i dati servono per ottimizzare i percorsi, per migliorare i comportamenti dei conducenti e, in definitiva, per velocizzare i servizi. Piattaforme come Flixbus e Uber nascono dalla capacità di utilizzare i dati e gli algoritmi come strumenti per facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche con servizi personalizzati. Ma probabilmente l'esempio principe di applicazione dei big data ai settori industriali tradizionali è quello dell'auto a guida autonoma. La sicurezza della guida autonoma dipende dalla capacità del computer di bordo di raccogliere ed elaborare in tempo reale tutti i dati acquisiti dai sensori interni ed esterni. Serve una mappatura esterna in 3D dei percorsi dell'auto, servono dati sul traffico e il meteo, sono tutte precondizioni per la guida autonoma. Non c'è solo quella, ci sono altri esempi. Nel porto di Livorno hanno avviato un progetto sperimentale di uno smart terminal che gestisce in maniera automatizzata le partenze e gli arrivi. Ma anche nel settore agricolo, ad esempio in Toscana, stanno sperimentando una sorta di agri-robot che gira tra i filari e che analizza lo stato delle uve, quindi verifica che non ci siano parassiti e permette anche di programmare i tempi di vendemmia. Costruisce anche una banca dati specifica per ciascuna pianta. Nel settore energetico, che è notoriamente difficile da gestire, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, degli andamenti, della domanda e della disponibilità di energia permettono una programmazione più efficiente che va a contrastare i costi, sia economici che ambientali, di estrazione di petrolio e di gas naturale. Nel settore bancario e finanziario, i big data aiutano a identificare le transazioni fraudolente, a sviluppare analisi di mercato per le imprese e tendenze commerciali delle imprese, ed è qui che i big data sono la linfa delle società di consulenza, ma anche di offrire incentivi personalizzati all'uso delle carte di credito in funzione dei profili di reddito e di spesa dei clienti. C'è un nuovo paradigma tecnologico che è rappresentato dalla cosiddetta blockchain, che è una sorta di
libro contabile digitale organizzato in blocchi, ciascuno dei quali contiene una fila di transazioni. E questi blocchi vengono collegati poi tra loro in nodi e l'intero libro digitale viene messo a disposizione di alcuni utenti che lo utilizzano per trasferire informazioni e beni, tra cui denaro. Ma torniamo a ambiti che ci sono sicuramente più familiari, quello della grande distribuzione. I big data sono alla base dell'offerta di forme di pagamento e di scontistica che sono funzionali ad acquisire informazioni sulle nostre abitudini di consumo e le nostre capacità di spesa. Oppure le telecamere che vengono installate per controllare i livelli delle scorte, ma poi le stesse telecamere potranno identificare i consumatori, potranno raccogliere dati sul tempo di permanenza in negozio o sui prodotti visionati e acquistati. E poi il cosiddetto Internet delle cose, la domotica e i dispositivi collegati a Internet che misurano i nostri consumi energetici e costruiscono un profilo adeguato dei nostri bisogni, che consente agli elettrodomestici di coordinarsi tra loro per evitare gli sprechi. Le cosiddette case intelligenti, in cui tronano assistenti vocali come quelli di Google o di Amazon, che raccolgono informazioni su di noi e per noi. E ho tenuto per ultimo il primo dei settori che ci viene in mente quando parliamo dei big data, che è quello delle telecomunicazioni. Ogni 60 secondi vengono pubblicati su Facebook circa 3 milioni di post e su WhatsApp vengono scambiati 38 milioni di messaggi. E questo perché nella nostra percezione di utenti di internet, la produzione, la riproduzione, il trasferimento e l'archiviazione di dati ormai non costa nulla. Ma ad ogni modo, tutti questi esempi concreti di utilizzo dei big data hanno in comune quattro elementi. Il primo, i dati rivelati da comportamenti di imprese e utenti vengono raccolti. Il secondo, questi dati vengono trattati da parte di appositi algoritmi. Il terzo, gli algoritmi elaborano dei modelli che si dicono predittivi. E poi il quarto, che è il momento in cui da questi dati si estrae un valore economico. Questi quattro elementi di fondo sono gli ingredienti di base di un nuovo modello di organizzazione capitalistica dei mercati che sta trasformando i mercati tradizionali e che vede emergere allo stesso tempo grandi e pochi giganti digitali, denominati big tech, che suscitano una certa preoccupazione in merito alla concentrazione di dati, di algoritmi, di processi e di innovazioni nelle mani di pochi colossi a livello globale. Il giochino dei big data produce moltissimi benefici, però è pieno di problemi. Emergono questioni legate alla concorrenza, o meglio alla competitività e all'affermazione di queste enormi imprese che hanno un potere di mercato che non è mai stato esperito in passato. Con temi che riguardano sia la cosiddetta cyber security, quindi la sicurezza della connettività in ambiti strategici per ciascun paese, sia la manipolazione delle informazioni sul web con l'obiettivo di influenzare campagne elettorali e scelte dei cittadini attraverso strategie di micro-targeting politico e non di rado di disinformazione, che di per sé sono già problematiche piuttosto inquietanti, però confesso che non sono nemmeno quelle che mi preoccupano più di tutte. Il dibattito a livello globale non è incentrato soltanto sui rischi e i pericoli derivanti dalla concentrazione del potere economico, ma soprattutto sulle nuove dinamiche di questo capitalismo digitale e sull'efficacia delle attuali normative di affrontare queste dinamiche, dato che francamente già col vecchio capitalismo non eravamo veramente a puntino. Ma abbiamo detto che dai dati si estrae un valore, e in una maniera nuova, perché noi siamo abituati a pensare al valore di un bene in relazione alla sua scarsità, quindi meno ce n'è e più ha valore. Questo giochino per i dati non vale, perché possono essere riprodotti, trasformati, elaborati, non perdono valore. Ma allora quanto vale un dato? Il Financial Times ha messo online una sorta di piccolo calcolatore che permette di immaginare, avere perlomeno un ordine di idee del valore di un dato a seconda delle caratteristiche personali di quell'individuo. Ma possiamo dire in generale che i criteri più importanti per stabilire il valore di un dato sono quello della varietà, del numero di azioni che lo hanno generato e infine del suo impiego, attuale e prospettico. Ma di chi è la proprietà dei dati? Io sono una giovane donna con i capelli molto corti e da struccata sembro mio fratello. Vi ho appena dato tre informazioni su di me, tre dati su di me, che però sono immediatamente visibili a chiunque mi incontri, non ho bisogno di riferirli. Quindi sono di mia proprietà o no? Complichiamo il quadro. Passiamo dalle caratteristiche fisiche a un altro tipo di informazioni su di me.
Parliamo dei miei gusti, delle mie inclinazioni, dei miei interessi. I miei gusti, i miei interessi o gli episodi della mia vita sono informazioni che conoscono per lo più la mia famiglia e i miei amici, che però sono persone che non è che mi pagano per sapere che cosa vorrei ricevere a Natale o per avere un racconto di cosa mi è successo oggi, perché in quel caso le informazioni diventano fibre di un legame di conoscenza reciproca che di norma ha natura affettiva, che è esattamente quello che viene ricreato sui social network, dove condividi con gli amici informazioni che ti riguardano. No, Stellina, il tuo account condivide informazioni su di te con altri account su una piattaforma privata che è di proprietà di qualcun altro, su un server che non sai dove sta, attraverso un'interfaccia carina che è infestata di gatti photoshoppati male. È un modello di business che produce moltissimi benefici, ma che è costruito su una caratterizzazione molto ambigua dei diritti di proprietà. Ciascuno di noi, in quanto utente di internet, è stato profilato e di norma le categorie che compongono una profilatura sono queste: età, genere, altezza e peso, stato civile, origine etnica, credo religioso, affiliazione politica, occupazione, residenza, stato di salute, uso di lenti correttive da vista, presenza di fumatori in famiglia, composizione familiare, reddito, familiare o individuale, patrimonio anche immobiliare, stato di proprietà della casa, possesso di un veicolo, località in cui il soggetto è solito andare in ferie, utilizzo della carta di credito e di fedeltà, abitudini di consumo, abitudini per ciò che concerne gli investimenti effettuati, sottoscrizione di un'assicurazione in caso di invalidità, interesse per le tecnologie, uso dei social media, pratica del gioco d'azzardo, acquisto di armi da fuoco e munizioni. Bene, lasciamo da parte per un attimo la questione della protezione dei dati personali. Andiamo a guardare il valore del dato. Guardiamo il funzionamento del mercato dei dati. La filiera dei dati, per quanto riguarda solamente la parte commerciale, è fatta essenzialmente di due momenti. Il primo è il momento in cui i consumatori, in quest'ottica, cedono i dati a un sistema in cui agiscono anche i broker di dati. E il secondo è il momento in cui i broker cedono i dati ai soggetti che li utilizzano per finalità commerciali. Abbiamo chiarito che nel dato c'è un valore, deve essere estratto, ma c'è un valore. Quindi il fatto che io ceda un dato a una piattaforma, il fatto che io scriva su Facebook la mia data di nascita, è una transazione economica, questo l'abbiamo chiarito. Il punto è che di questa transazione economica cosa possiamo dire? Possiamo dire che certifica la mia natura proprietaria di quel dato? O anzi è una manifestazione del consenso al trattamento di quel dato anche se entro certi limiti? Io non sono in grado di rispondere, quindi passo a un'altra domanda. Dov'è che si crea il valore del dato e verso dove si indirizza questo valore? In questo sistema tu vali perché i tuoi dati valgono. E questa è un po' la logica di fondo. E i tuoi dati valgono per due motivi. Anzitutto perché permettono di profilare la tua domanda individuale di consumo di servizi e di prodotti e quindi rendono molto efficaci forme di pubblicità e di commercializzazione personalizzata che aumenta la probabilità di vendita. E poi perché i dati consentono agli algoritmi di migliorare se stessi. Quindi man mano che nuovi dati sono analizzati, questi permettono di indicare in tempi molto rapidi le evoluzioni delle preferenze, i bisogni del mercato e le opportunità di investimento. Le tre V. Il valore dei dati aumenta con il loro volume e la loro varietà. Però a fornirli siamo sempre noi. Quindi ecco che nascono molte applicazioni, molti servizi free, liberi e gratuiti, che stimolano ciascuno di noi a rivelare, a condividere quante più informazioni che ci riguardano. Peccato che non siano né liberi né gratuiti. Apro una piccola parentesi sulla differenza tra dati e metadati, perché anche quelli sono molto importanti e soprattutto hanno molto valore. Un esempio di dato è: io cerco Alberto Denino su Google. Questo è il dato. I metadati sono i dati, le informazioni su quel dato. E sono il fatto che io ho cercato Alberto Denino alle 11.45 del 21 di novembre dalla provincia di Verona, che ho impiegato 12 minuti a analizzare i risultati, che ho aperto 10 link di cui l'80% nelle prime due pagine. Questi sono i metadati. Ma dicevamo, l'ecosistema digitale è pieno di servizi free. Non sono liberi, perché alla maggior parte di questi servizi non è consentito un accesso in anonimato. Per fruire di quel servizio dobbiamo creare un account verificato, quindi dobbiamo scrivere il nostro nome, il cognome, un indirizzo email che non può essere fittizio perché ti arriva una mail di verifica.
Dobbiamo creare una bella password contorta a garanzia della nostra sicurezza e poi alla fine, dobbiamo spuntare un piccolo tick, quello del consenso. Se non facciamo quello non possiamo andare avanti. E lì c'è scritto in buona sostanza: ti autorizzo a trattare i dati che rilascerò qui dentro. Ed è lì che si aprono le danze. Quello che ci sembra un banale strumento per ottenere un libero accesso è invece il vero bene, è lì il valore, è quello il momento dello scambio implicito che regge tutta la transazione commerciale sottostante. E non è gratuito, perché lo scambio implicito per tutta questa gratuità di servizi è con la nostra attenzione. È con il rilascio dei nostri dati che permetteranno di profilarci e poi di indirizzare a noi pubblicità personalizzate e contenuti ritagliati per i nostri interessi. Quindi la nostra attenzione da un lato produce i dati che servono anche a profilarci e dall'altro è destinataria dei contenuti pubblicitari e non solo che sono stati profilati per noi. Non a caso le applicazioni gratuite che scarichiamo sugli smartphone per essere installate spesso richiedono l'accesso a un numero di dati personali significativamente maggiore rispetto alle applicazioni a pagamento. Scarichi un'applicazione torcia gratuita e per installarla ti chiede accesso all'agenda, alla localizzazione e alla fotocamera del tuo smartphone a torcia. Ma come si estrae il valore dei dati? Volendo ricostruire una catena del valore del dato, ritorniamo alle 3V e la prima è il volume. Il primo step è quello dell'acquisizione del dato da parte di un sistema che, per evitare il fenomeno di overcollection, quindi di ridondanza del dato, lo lavora subito, lo prepara e lo conserva per usi successivi. La condivisione del dato grezzo chiama in gioco un'altra V, che è la varietà, dal momento che il dato può essere strutturato, semistrutturato o destrutturato a seconda della sua natura. E sulla base della sua natura viene ulteriormente analizzato per permettere la massima estrazione del suo valore. Dopodiché si passa all'esplorazione, alla trasformazione e alla modellazione del dato. Infine, il dato viene immagazzinato e il suo immagazzinamento deve rispettare precisi criteri che consentano una facile scalabilità e memorizzazione. E poi c'è l'altra V, la velocità, che non riguarda soltanto le tempistiche con cui la banca dati viene alimentata, ma anche la necessità di processare i dati in maniera sempre più rapida ed efficace. Ma naturalmente la V più importante è l'ultima, il valore. Sta tutta nella capacità di estrarre valore dai big data, che è tanto più grande quanto più sofisticato è l'algoritmo che quei dati li ha aggregati e processati. Ovviamente l'aspetto preponderante di questo valore risiede nell'attività di digital advertising, quindi la pubblicità online per commercializzare prodotti e servizi verso una domanda già profilata. Ma i nostri dati hanno anche un valore politico e di questo dobbiamo essere perfettamente consapevoli. Riceviamo stimoli, propaganda e messaggi profilati che sono il frutto dell'intermediazione informativa basata su una selezione che è fatta dagli algoritmi e che va a influenzare la formazione delle nostre opinioni. E qui non solo si fa carta straccia delle garanzie del pluralismo informativo, ma dobbiamo renderci conto dell'impatto del rilascio e dell'uso dei dati a fini di marketing politico indiretto, anche per tramite di sofisticate strategie di disinformazione che sembrano già aver interessato importanti appuntamenti elettorali. E allora come facciamo a conciliare il valore del dato con la tutela dei diritti fondamentali, individuali e collettivi? Per capirlo dobbiamo definire meglio cosa siano i dati personali e c'è una direttiva europea che ci viene incontro e chiarisce che per dati personali si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, in particolare mediante il riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale e sociale. Quando navighiamo su internet, quando interroghiamo un motore di ricerca, quando acquistiamo un prodotto, quando registriamo i nostri dati su una piattaforma, stiamo lasciando dietro di noi delle vere e proprie impronte digitali. Si chiamano digital footprint e ricostruendole abbiamo la storia della nostra navigazione su internet. Questi digital footprint, questi dati grezzi, prendono il nome di data exhaust.
Ed è qui che entrano in gioco gli algoritmi. Gli algoritmi cominciano a lavorare, a processare queste grandi masse di dati nel tentativo di rivelare una catena di correlazioni tra le scelte, i comportamenti, le inclinazioni e i gusti, permettendo in questo modo di costruire dei modelli altamente predittivi di domanda e di offerta di prodotti, di servizi e di contenuti di vario genere, inclusi i contenuti culturali e politici. E l'efficienza degli algoritmi dipende in larga parte dal volume, dalla quantità di questi dati. Quindi le piattaforme digitali globali che accedono a milioni di profili di utenti rivestono un ruolo fondamentale in questo processo. L'utilizzo dei data exhaust è quello che ha permesso ad esempio a Google di staccare gli altri motori di ricerca, perché gli algoritmi di Google erano più raffinati. Quindi gli utenti che ricercavano su Google lo ritenevano un motore di ricerca più affidabile, quindi facevano più ricerche su Google, inserivano più dati. Questi dati andavano a nutrire l'algoritmo che imparava a raffinarsi sempre di più. E poi Google sa anche fare un sacco di magie, perché è capace di far riaffiorare la nostra digital footprint quando non ce l'aspettiamo. Abbiamo appena visitato il sito web di un negozietto, apriamo la pagina di un quotidiano online e ci ritroviamo la pubblicità di quel negozietto. Quante probabilità c'erano che su un quotidiano finisse proprio la pubblicità di quel negozio? No! Quella pubblicità è solo per noi. Gli algoritmi non dormono mai e stiamo insegnando loro a conquistare sempre meglio la nostra attenzione e il nostro interesse. Sarà divertente poi spiegare ai bambini che non si devono distrarre. Ribilancio prima che qualcuno mi dia della cospirazionista. Tutto questo ha dei vantaggi indiscutibili. C'è un social network di ricerca che è francamente bruttino e che mi manda delle mail in cui cerca di farmi credere che qualcuno ha citato il mio nome in un paper anche se non ho ancora chiuso una triennale, ma grazie a quel social network io ho scaricato un'infinità di documenti, di articoli e di testi che sono stati caricati da alcuni accademici e l'ho fatto da casa mia facendo click. Ma tutta questa efficienza della rivoluzione digitale forse si misura ancora di più e ancora meglio nei suggerimenti che elabora l'algoritmo. Amazon, potrebbero interessarti anche. YouTube, video suggeriti, che sono l'esito di un'operazione di quegli stessi algoritmi predittivi, proprio perché sono in grado di predire cosa potrebbe interessarti perché prima di te ha interessato altri simili a te. E l'algoritmo può dire che io sono simile a te perché ci ha profilati entrambi. Quindi tutta questa efficienza algoritmica è il risultato di un patto implicito. Se vuoi che il web sia sempre più efficiente, devi contribuire anche tu, devi rivelare i dati che ti riguardano. C'è un altro campo di applicazione dei big data di cui non ho parlato prima, la quarta rivoluzione, l'intelligenza artificiale. I big data sono la linfa che nutre l'intelligenza artificiale. Domanda: c'è un codice di norme a livello internazionale che disciplina tutto questo? No. Ad oggi non esiste uno strumento di diritto internazionale vincolante che disciplini in maniera uniforme e complessiva Internet, sia per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati personali, sia per quanto riguarda un altro grande tema, che è la cyber security. Se parliamo di diritti alla privacy, o privacy, una la pronuncia americana, l'altra la pronuncia britannica, non cambia niente, è un diritto che è previsto dai più importanti trattati internazionali sui diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 66, ma sono trattati che sono stati negoziati in un momento in cui il digitale non esisteva. Quindi sono applicabili al tema della tutela della riservatezza dei dati personali su Internet solo in via interpretativa e non necessariamente sono adeguati a disciplinarlo. A livello europeo però c'è una disciplina più attuale, perché dal 25 maggio del 2018 siamo stati inondati di informative, il famoso GDPR. L'ho vissuto da segretaria, è stato penoso, però è stato ancora più penoso vedere che veramente poche delle persone che ho incontrato si sono chieste perché di punto in bianco venissero inondate di informative sul trattamento dei dati personali. Il GDPR nasce per garantire diritti e rimedi contro l'uso scorretto dei nostri dati personali. Ma attenzione, perché nemmeno a livello europeo sono diritti assoluti, cioè anche nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati c'è scritto che questi diritti possono essere compressi dagli Stati quando ricorrono determinate circostanze, cioè obiettivi di interesse generale, come la sicurezza nazionale, la lotta alla criminalità e l'ordine pubblico.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sono i due organismi giurisdizionali europei, dicono che le misure di ingerenza che lo Stato può imporre devono essere necessarie e proporzionate all'obiettivo. Quindi quello che è sicuramente contrario alla giurisprudenza europea è il cosiddetto bulk interception, che comprende sia le intercettazioni di massa che l'acquisizione generalizzata di dati personali, proprio perché non sono mai considerate come misure proporzionate a obiettivi legittimi, per quanto importanti. Ma torniamo al problema. Perché non esiste un trattato internazionale generale che disciplini Internet? Il diritto stenta a governare il fenomeno tecnico e tecnologico. Lo insegue, non lo governa. Il diritto fa fatica a imprimere una direzione diversa rispetto a quella che è in certo modo incorporata nella tecnologia. In questo ambito si sente spesso ripetere "code is law". Il codice, il linguaggio che si è dato lo strumento tecnologico, diventa la legge di quello strumento tecnologico. Ma andiamo al problema più grande, che non è la privacy, perché la dicotomia tradizionale tra sfera pubblica e sfera privata cede all'impatto delle nuove tecnologie. Il problema non è più quello di tutelare la riservatezza per come la concepivamo una volta, cioè la tranquillità di potersene restare da soli nella propria stanzetta. Siamo di fronte a un uomo che ha perennemente un ciotolo in mano attraverso il quale garantisce un flusso continuo di dati e di metadati che lo riguardano, che in certo modo lo mettono a nudo, che acquistano un valore che viene scambiato su un mercato di cui lui non sa niente. Questo è il problema. Internet non è più un luogo altro. Siamo in un'era che è caratterizzata da una simbiosi completa tra il mondo online e il mondo offline. E il capitalismo classico, quello della commercializzazione dei prodotti, è ormai subalterno a quello dell'economia dei dati. Quindi in qualche modo la mercificazione riguarda le nostre preferenze. In ultima analisi, riguarda noi stessi. Ed è un processo che per la sua forza intrinseca e per la sua portata economica non è arrestabile. I dati ci sono fattore di produzione e di benessere e è difficile immaginare che possano essere arrestati. Vanno tutelati. Questo è l'approccio del GDPR europeo, che essendo un regolamento si applica in maniera uniforme in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi segna una posizione forte dell'Europa in questa materia. E perché è nato il GDPR? Per il Datagate. Nel mondo del flusso di grandi quantità di dati, il caso Snowden ha evidenziato come la prassi comune dell'NSA fosse quella di intercettare massivamente i dati dei cittadini europei, tendenzialmente di tutti, e il tema della sorveglianza globale nasce da lì. Il Datagate, questo scandalo, ha generato in Europa anche una reazione di tipo geopolitico, perché l'Europa si è resa conto di essere stata per troppo tempo in coda al traino tecnologico degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti non perché siano i cattivi di questa storia, è una storia che di buoni ne ha, credo, veramente molto pochi e devo ancora trovarli, ma perché non dobbiamo dimenticarci che Internet è un prodotto statunitense. Internet travalica i confini statali, ma quella di Internet che sta per aria è una favola. Le strutture di Internet non sono equamente ripartite sul globo, sono fatte di cavi che corrono su una dorsale atlantica profondamente centrata verso gli Stati Uniti e gran parte dei root server che assegnano i domini, quindi i nomi e gli indirizzi delle pagine web, stanno in territorio americano. Il server ultimo, quello che ha l'ultima parola nel risolvere i conflitti tra indirizzi, sta in Pennsylvania. Quindi c'è in certo modo un predominio rispetto al quale l'Europa sa di essere subalterna. E a un certo punto si rende conto che gli Stati Uniti non sono più un porto sicuro. Il Safe Harbor Agreement era un accordo che disciplinava proprio lo scambio di dati tra Unione Europea e Stati Uniti e che è stato invalidato nel 2015, quando l'Unione Europea si è resa conto che non esistono più porti sicuri dai tempi di Cartagine, giugno-luglio. Da qui l'Europa ha cominciato un faticosissimo processo di aggiornamento delle proprie normative per dare maggiore protezione ai dati dei cittadini europei. Il GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è un corpus di quasi 100 norme, non è poco per un tema di questo tipo, quindi ha quasi la vocazione di diventare un nuovo standard in materia. L'articolo 3 di questo regolamento è molto interessante perché ha una vocazione extraterritoriale.
perché si dice che il regolamento si applica a tutela del cittadino dell'Unione Europea anche se il trattamento dei suoi dati è effettuato all'infuori dell'Unione Europea. Quindi c'è una volontà politica di irradiare una sorta di gold standard di tutela. Che possa diventare o meno un gold standard io non lo so, però resta il fatto che il GDPR non risponde a tutte le questioni che ci sono sul tavolo. Siamo ben oltre la narrazione tradizionale dei dati personali. Dati personali che tra l'altro non è facile sapere dove siano archiviati. Il cloud computing, che in termini di comodità è praticamente indiscutibile e che ci permette di creare un account su una piattaforma online senza occupare spazio di archiviazione sui nostri computer e i nostri telefoni e quindi di accedere a uno stesso file da più dispositivi diversi, perché quel file è salvato su una piattaforma online privata e non sul dispositivo. Io ho tre cloud, Google, Microsoft e Apple, e sono talmente comodi che rischiano di farmi dimenticare che il cloud non è una nuvola. Il cloud è il computer di qualcun altro. Solo che se io lo immagino come nuvola, diventa stupido che io mi chieda dove sta di preciso. Gli strumenti del diritto internazionale fanno fatica a parlare di tutto questo, perché il diritto internazionale parla pur sempre di sfere di sovranità, parla di stati, parla di un mondo che ha dinamiche profondamente diverse da quello in cui nuota l'infosfera. Torniamo agli algoritmi predittivi. Finché si tratta di azzeccatissimi suggerimenti musicali su YouTube o di aggiornamenti e informazioni su un argomento che ci interessa, abbiamo per le mani dei bellissimi gadget. Ma il problema alla base di tutto questo è come noi siamo mercificati nella nostra natura di utenti della rete. E la parte più inquietante della capacità predittiva di questi algoritmi è la bolla. La capacità predittiva della mia profilazione non si limita a descrivermi per come sono adesso, ma mi propone per il futuro dei contenuti che sono coerenti con quello che mi piace, che mi vengono offerti nella forma che mi piace, sono circondata da cose che già conosco. Non si cresce così. Si cresce stando scomodi, si cresce incontrando e scontrandosi con cose che nemmeno immaginavi. Quindi c'è un sensibile appiattimento della nostra capacità di evolvere come persone diverse da quello che già siamo. È un approccio estremamente conservatore perché non solo descrive quello che siamo oggi, ma vuole poter predire quello che saremo domani. E allora domani ci sarà molto più difficile essere qualcosa di diverso da ciò che è già stato messo a fuoco dal sistema. Peccato che la prescrittività sia la caratteristica delle norme giuridiche. E allora forse è per questo che gli strumenti giuridici spesso non riescono a dettare la linea, perché è come se la linea fosse già stata tracciata dallo strumento tecnologico che è molto potente e che è l'analisi massiva dei dati, i big data. E ricordiamoci che gli algoritmi non sono neutri. La matematica non ha peccato. Nella formula in sé non è contenuta una connotazione. Ma i matematici elaborano gli algoritmi per come vengono loro richiesti. Gli algoritmi possono essere più o meno efficaci, ma efficaci in base a un obiettivo che viene determinato a monte, che incorpora già una scelta alla base, quella di escludere o quella di includere, quella di distinguere l'amico e il nemico. L'algoritmo è già politico. Luciano Floridi parla di quattro rivoluzioni, che sono quattro legnate nei denti che si è preso l'uomo nella storia e che l'hanno costretto a fermarsi, a riflettere e a ripensare l'uomo, il concetto di umanità. La rivoluzione copernicana, la Terra non è al centro dell'universo. La rivoluzione darwiniana, l'uomo non è il primo tra gli animali e non è creato da Dio. La rivoluzione freudiana, l'io è scisso e c'è la dimensione dell'inconscio. La quarta rivoluzione è quella inaugurata da Turing, quella dell'intelligenza artificiale, quella di macchine che imparano ad assomigliarci e che imparano a imparare a assomigliarci sempre meglio. Dicevamo che i dati sono la linfa dell'intelligenza artificiale e noi siamo entrati nell'iperstoria in cui l'uso massivo dei dati veicolati dagli strumenti di comunicazione e di informazione consentono di plasmare il mondo. L'identità dell'uomo su internet diventa l'ombra dei dati che ha lasciato. Noi diventiamo il risultato della profilazione dei dati che abbiamo lasciato su internet e allora il problema non è più il fatto che hai il mio indirizzo email, il numero di telefono, non è più un problema di privacy, è un problema molto più profondo.
C'è un nuovo campo di applicazione dei big data, che è quello della giustizia digitale. Ci sono degli algoritmi che stanno imparando a dirimere le controversie. È un'applicazione estremamente utile, con qualche problema, perché la macchina può capire i nessi di correlazione, mentre i nessi di causa-effetto non sono esattamente la correlazione, ma non apro anche questo capitolo perché sennò questo video non finisce più e io ho mal di gola. Ma permettetemi di chiudere in una considerazione puramente personale. C'è una storiella nell'Antico Testamento che parla di un re molto saggio, molto giusto, Salomone, davanti al quale si presentano due donne che entrambe sostengono di essere madri di un neonato. Se lo contendono, Salomone non sa sulla base di cosa dovrebbe decidere, quindi dice: bene, prendete una spada, tagliatelo a metà e datene metà all'uno e metà all'altra. La vera madre sbianca, urla e dice: no, lasciatelo intero, datelo a lei piuttosto, ma non uccidetelo. La storiella si chiude col fatto che Salomone capisce che è lei la vera madre e allora il bambino resta intero e viene dato alla vera madre. Ma questa reazione della madre, che rinuncia immediatamente alla giustizia quando si è presentata come controparte in un processo per cercare di ottenere giustizia, è una reazione che tu puoi provare a spiegare a un'intelligenza artificiale. Non la capirà, ma la imparerà. La metterà a sistema. Allora spiegherai all'intelligenza artificiale l'istinto di conservazione della specie e di nuovo l'intelligenza artificiale lo imparerà, lo metterà a sistema, ma non potrà capirlo. Non lo può capire perché l'intelligenza artificiale non può morire e il motivo per cui non può morire è che non è viva.